C'è il via libera del Consiglio di amministrazione della RAI alla nomina di Marcello Foa a presidente dell'azienda. Mercoledì atteso il voto della Commissione parlamentare di vigilanza. Ci sono critiche dal Partito Democratico. Marco Frittella. Marcello Foa, presidente designato dal Consiglio di amministrazione della RAI, lo hanno votato in quattro. C'è stato un no, quello della consigliera Borioni, che giudica illegittima la procedura e non esclude azioni legali, e c'è stata un'astensione, quella di Laganà, rappresentante dei lavoratori RAI, per dissenso sul metodo. Perché la nomina diventi effettiva occorre aspettare mercoledì prossimo, quando la Commissione di vigilanza voterà il nome del designato, che dovrà ricevere la maggioranza dei due terzi previsti dalla legge. È la seconda volta che si vota su Foa. Il 31 luglio la prima designazione del Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini non ottenne la maggioranza qualificata della Commissione parlamentare. Votarono contro PD, LeU e Forza Italia. Il coinvolgimento di Forza Italia ha però cambiato il quadro politico e così la Commissione è tornata a chiedere alla RAI una designazione che appunto è arrivata questa mattina. Mercoledì, oltre al voto, ci sarà l'audizione di Marcello Foa di fronte alla Commissione di vigilanza.